Se cerchiamo Dio, le cose non possono condizionarci e non perdiamo la nostra sensibilità, anzi, la ritroviamo in Lui che ce l'ha donata. I salmi cantati, ad esempio, sono musica dell'anima, sono preghiera carezzevole, ci si addolcisce nello spirito, sono brezze che riproducono le tenerezze del Signore. Se potessimo capire quanto sono soavi i tratti che il Signore usa con le sue creature, suavità, e non ci pensiamo e non lo badiamo, e pensare che l'atto primo di Dio, che è amore, è suavità, e pensare che l'atto, l'espressione prima che non cerchiamo ma che guarisce, è la suavità. Siamo noi suavi con gli altri, con tutti, invece spesso siamo ruri e bruschi. La Santa Ostia lassù sull'altare è davvero segno di suavità. È un nulla che non pretende nulla, a cui si può richiedere tutto. Che cosa possiamo leggere per accendere i nostri pensieri e riscaldare l'anima oggi? I salmi, i volti delle persone che abbiamo incontrato. Rileggiamo i sentimenti dell'altro luogo e tempo e situazione. Viventi bisogna essere.